Ciao, un saluto dal vostro Scream Sensei e benvenuti alla settima lezione di Come cantare Growl e Scream. Quest'oggi parliamo di un argomento un po' difficile, di canto serrato, come avete scelto voi da Instagram, utilizzeremo una canzone degli Opeth e grazie a questa canzone qui vi spiegherò un paio di trucchetti per riuscire a cantare anche in condizioni veramente difficili quando il fiato comincia a essere davvero corto. Blackwater Park è una canzone veramente complicata, ci sono dei momenti in cui prendere fiato diventa quasi un'impresa e bisogna avere un controllo incredibile sul proprio growl e sul proprio respiro. Importantissimo quindi non provare a farlo se non si è più che coscienti di ciò che è la respirazione col diaframma e di ciò che sono gli esercizi che abbiamo fatto fino adesso. Quindi prendete il vostro testo e cominciamo. La prima cosa da fare è ascoltare la canzone a ripetizione. Dobbiamo avere il nostro testo davanti e segnarci tutti i respiri possibili ascoltando la canzone. Dobbiamo capire dove Michael Ackerfeld, mentre è sul palco con la sua chitarra in mano, riesce a respirare prima di fare il suo growl perfetto. La canzone non è semplice, richiede una conoscenza del growl non indifferente, ma noi cercheremo lo stesso di farla. Il primo pezzo di questa canzone è relativamente facile, ci sono un paio di sali e scendi, quindi bisognerà fare attenzione a utilizzare il nostro growl a un livello abbastanza medioso e ogni tanto dovrà scendere e salire. L'importante in questa canzone è seguire la metrica della voce, quindi tenere conto di quelle che sono le sfumature che Michael Ackerfeld usa per dare la grinta che questa canzone ha dall'inizio alla fine. Si passa poi alla seconda parte. Questa è un pelino più semplice a livello di metrica, ma bisogna andare molto molto profondi, quindi lo sforzo del nostro fiato dovrà essere continuo e la posizione dovrà essere perfetta. L'importante per fare questo genere di canzoni è prendere tutto quello che ho spiegato e accantonarlo. Ebbene sì, perché se all'inizio parlavo di uno sforzo dei nostri muscoli e del nostro viso, per riuscire a fare questa canzone come si deve dovremo iniziare a growlare da rilassati. Siamo giunti ora alla terza parte del nostro cantato. Qui bisognerà alzare un pochino il volume vocale e anche il tono. Infatti questa parte qui è abbastanza alta e bisogna cercare di mantenere questa voce un pochino indietro, come fosse leggermente una voce astrale. Bisogna cercare di fare questa voce sforzata, anche se in realtà lo sforzo in questo punto è inesistente. Nella parte finale invece questa canzone diventa veramente impossibile, è una cosa pazzesca. Lui mantiene questi urli molto lunghi, prolungati, quindi questo growl molto grosso e prende dei fiati veramente corti. Qui scatta la tecnica del respiro in un secondo solo, quindi si emette un growl,
Si prende fiato in un secondo e si ricomincia subito. Le pause sono pochissime e corte. L'importante in questa parte è mantenere un controllo della propria gola pazzesco, perché è facilissimo perdere la posizione e passare da una vibrazione a livello delle nostre clavicole o del nostro petto e un attimo arrivare sul pomo d'Adamo, quindi inizieremo a sentire grattare, cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Il consiglio che vi do prima di tutto è riuscire a allenare il proprio diaframma e respirare anche normalmente di diaframma, quindi nelle faccende quotidiane, farlo diventare una cosa naturale. Questo ti aiuterà tantissimo. Imparare a fare delle note molto prolungate, quindi non si parla più di fare i 1, 2, 3, 4 o di fare le vocali, ma di prendere una singola vocale e tenerla più tempo possibile, mantenendo il nostro growl e la nostra posizione perfetta dall'inizio alla fine. Non importa se all'inizio non riesce a fare un urlo lungo quanto Michael Hackenfeld, perché comunque lui è un professionista e avrà dedicato ore e ore allo studio del canto. Noi partiamo un pezzettino per volta, quindi cerchiamo all'inizio di fare degli urli prolungati, ma di mantenere la posizione bella, quindi senza arrivare alla fine dell'urlo con la voce strozzata. Dopodiché, con l'allenamento, il controllo del nostro diaframma, cercheremo man mano di allungarli sempre di più. Poi, aggiungendo altre parole, cominceremo a dire una parola, respiro molto corto e prolungare questo suono per arrivare al punto in cui troveremo anche questa canzone facile. Blackwater Park è molto difficile, ma c'è anche molto di peggio. Se anche questo video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Lasciami un like e un commento se hai qualcosa da chiedermi o se vuoi anche tu seguire le mie lezioni private. Ci vediamo al prossimo video!